A questo punto, come dicevo, chiudiamo questa schermata, andiamo a prenderci strumenti e vediamo la modalità smart drums, da un certo punto di vista più intuitiva, in quanto in questa schermata abbiamo l'opportunità di mettere strumento, quindi verso il basso o verso l'alto gestiamo il volume appunto in una maniera molto intuitiva, mentre verso sinistra avremo un ritmo semplice e più ci andiamo verso destra avremo una modalità complessa di configurazione ritmica che ci viene proposta. Torniamo nella schermata principale, apriamo qui e mettiamo in mute quello che precedentemente abbiamo registrato con l'altra modalità di batteria. Proviamo a creare un groove in questo caso. Quindi mettiamo un cassa, un rullante. Qui possiamo spegnere e riaccendere perché in automatismo, quando nel pad centrale decidiamo quale strumento e abbiamo delle preimpostazioni, in questo caso cassa rullante, il claps, battito di mani, il charleston, i piatti e uno shaker. Questo ovviamente risulta molto intuitivo, quindi una volta deciso il tipo di groove che noi vogliamo, dando registrazione, automaticamente si registrerà appunto il groove precedentemente configurato. Vedete che automaticamente nel ripartire da capo ritorna alla configurazione originale, i soli tre strumenti che io ho scelto e tutto quello che io gestisco in corso d'opera di registrazione automaticamente appunto rientra nella registrazione. Ho poi qui sulla sinistra l'opportunità di gestire tre tipi diversi di drum machine e ognuno di questi mi dice ecco adesso di se voglio eliminare quello che io ho registrato in quanto sto completamente cambiando. A seconda, vediamo un hip hop drum machine, classic drum machine, house drum machine. In base a quella che io scelgo, mi vengono proposti strumenti diversi del set di batteria. E poi andiamo sulle classiche, sulle batterie acustiche classiche. Anche qui è interessante vedere che possiamo avere a disposizione ad esempio percussioni, tamburino, i toms. Se proprio non sappiamo cosa fare, abbiamo il dado qua in basso a sinistra. È una sorta di randomizzazione del tutto. Una volta registrato quello che appunto abbiamo registrato, io adesso si è annullato perché ovviamente ho cambiato kit di batteria, possiamo comunque modificarne la velocità di metronomo e sempre possiamo prendere e duplicare la parte per creare poi via via il nostro arrangiamento. Finisce qui il primo tutorial di batteria. Ciao a tutti, alla prossima!